Bella ragazzi, qui è Nexus e questo è un nuovo commentary su Batman. Dunque, nello scorso episodio siamo venuti qua dentro perché dovevamo cercare Saionis. Maschera nera per l'appunto. Dovrebbe essere qui da qualche parte. I nemici che erano qui li ho già uccisi tutti, quindi. Uccisi, stortisi. Allora, devo capire dove si trova. Perché sento lui che parla, ma non lo vedo. Sì, lui si butta. Dove cacchio è? Ah, forse laggiù. Vediamo cosa c'è in TV. Niente. Conciato bene, devo dire. Dov'è Joker? All'inferno. Risposta errata. Bam. Chi è questo? Ma come si muove? Calcoli, ho altre 9 costole da rompere. Credi che questo mi farà parlare? Dopo quel che mi hai fatto? Torturarmi, rivoltarmi contro gli uomini, derubarmi, uccidere la mia donna! È il mio bersaglio, non il tuo! Posso controllare il tuo pacemaker a distanza. Vuoi vedere cosa si provi a 250 battiti al minuto? Non oseresti. Questa fa paura. Non so chi sia. Sono al corrente di Joker. Che degenerati. Siete fatti l'uno per l'altro. Come si muove? Cosa mi hai fatto? Ti ho ucciso. E fra qualche minuto il tuo corpo se ne renderà conto. In botta. Proprio così. Usa la forza. Ogni tuo sforzo anticiperà la fine. È sparita. Devo scansionare la stanza per trovare il veleno di Copperhead. Capì? Com'è? Sudore femminile. Copperhead è passata di qui. Ah. Cioè, l'ha attaccato. Mi serve soltanto una goccia di veleno. Ah, boh, devo già rivolgere. Non capisco. Ecco, è una potente neurotossina. Alfred, invio l'analisi della neurotossina. Devi sintetizzare un antidoto. I suoi segni vitali sono fuori scala. Cos'è successo? Non importa. Raggiunga solo il piano terra per procedere a un lancio aereo. Dopodiché, lei deve tornare qui perché possa visitarla. Cioè, devo tornare indietro? Corri, stronzo. Non corre. Devo tornare al piano terra per trovare l'antidoto.
chissà chi l'ha, perché altre porte laggiù non ce ne sono, quindi. Oltre che qua. Dai però, se corri. Ti ha soltanto avvelenato. Cosa direbbe suo padre se la vedesse adesso? Sta sperperando la fortuna della famiglia, faticosamente accumulata in queste sue frivole avventure notturne. E per cosa? Lei non è il salvatore di questa città, bensì un uomo. E per di più, un buon tiziano sprecone ha dimenticato che cosa rappresenta il nome della sua famiglia? Lei vide lui. Sempre lei vide lui. Va bene. Sentivo botte. Ah, forse questo. Avresti potuto salvarmi se solo fossi arrivato prima. Che stai facendo? Ah, questo è quello che è morto nella camera a gas. Un vero eroe mi avrebbe salvato. È roba potente, oh, sta roba. Non so perché mo questo qua. Visto? Ci ho rigirato. Fa paura. Beh, non credo proprio. Perché me lo guarda, me lo immaginavo. Non sai fare di meglio? Ma sono finte! Oh cazzo! Oh cacchio! Non mi piacerà affatto ciò che mi ha detto. Ma sono troppe! Prendete quelle che si sminchiano subito, questa qua è quella vera. È stronza. Che ce n'è troppe. Quella era quella vera. Questa qua è quella vera. L'ho persa. Chi è quella vera, maledetta? Sto picchiando? Mamma mia, va come si picchia! Ma schifo sta la gente! Baaaaa! Volevo lanciargli così, ma... Chi è quella vera? Chi è quella finta? Io sto picchiando così a random! Questa. Poi questo qua come fa a picchiare così? Minchia, tutto mezzo avvelenato. Ho trovata. La lascio. Cacchio, l'ho schiacciato a destra. Via. Yeah. Ma perché non fa l'attacco, minchia? Questo voglio dire. Siete un po' troppe, ragazzi. Venite.
quella vera. Che devo fa? Non capisco. Dai che però l'ho quasi ammazzata. Anch'io comunque non sono messa tanto bene. Minchia, non ho più vita. Mi ha arato, si può dire. Scommetto che non immaginavi che la tua fine arrivasse così. C'aveva i cordini che erano impazziti, comunque. Ah, non lo sapevo. Parli ad Alfred e ti dà esperienza. Come si salta sta roba? Col sinistro. Dai. Ho cercato di perdere meno vita possibile ed eliminare tutte ste ombre. Ok, ho paura che continuo ad arrivare queste maledette. Doppia, no, cazzo. Bam bam bam. Questa è quella vera. Maledetta, staccati. Mi schiva, stronzo. Wow. Non corriamo. Chiama, io ho spezzato il braccio e sono rimesso a posto, una mia pressione. Dai. Siete troppe però, ragazzi. Cioè, però, mettetevi dal lato della tipa, cioè lui vede uno che picchia l'aria. Muori. Merda. Non ho ben chiaro ancora chi è la tipa, cos'è quella vera? Continua a spezzargli il braccio, ma non muore sta stronza. Non c'è i cosi. Ah, c'è che mo qui. Viene la pazza. Minchia. Minchia. Però dai, sono messo molto meglio rispetto a prima. E staccati. Mo perdo. Merda. Ma è difficile schivarlo a sta cacchio di cosa. Merda. Ma non lo prendo. Cioè, questi creano un antidoto così? Va bene. Loro possono. Il mio veleno è ancora nelle tue e rimarrà finché avrai vita. E non sarà lui. Minchia che passi pesanti che ha sta tipa.
Va. Bam. Capito, ma... ma poverine. Vabbè, è durato più degli altri episodi, ma che ci si può fare? Fai una segnalazione a loro, all'agenzia, di loro di cercare nei container dell'acciaieria. Significa che è riuscito a fermare Coverett? Esatto, e adesso andrò a fermare Joker. Non credo che sia prudente dopo ciò che ha passato. Dovrebbe tornare qui per farsi medicare. Non ora, Alfred. I guanti di Electrocutioner emettono un potente segnale elettromagnetico che posso seguire con il mio scanner e condurrà dritto da Joker. Prima dovrò uscire dall'acciaieria. Ok, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate.